Spazio ora a Valentina Di Simone con la rubrica In Europa, questo e quell'altro. Scopriamo l'Europa, la rubrica di curiosità e indiscrezioni da Bruxelles. Questa settimana vi porta a scoprire Rita Borsellino. Chi è Rita Borsellino? Palermitana, classe 1945, sposata, 3 figli. Dopo l'uccisione di suo fratello Paolo, ha unito il suo impegno civile contro le mafie a quello politico. È stata vicepresidente prima e presidente onoraria dopo di Libera, a fianco di Don Ciotti. Nel 2006 scende in campo per la corsa alla presidenza della Regione Sicilia contro Totò Cuffaro, ottenendo il miglior risultato della storia del centro-sinistra siciliano. È diventata deputata regionale nel 2006. Dal 2009 deputata europea eletta come indipendente nelle liste del Partito Democratico, con quasi 300.000 preferenze. Guai però a chiamarla onorevole. Per tutti è Rita e per i suoi collaboratori è zia Rita. Rita Borsellino, da un anno lei è deputato europeo. Cosa ha imparato da questa nuova esperienza? Ho imparato a gestire bene il tempo, a utilizzarlo al meglio e a vincere un po' la mia ritrosia nell'avere rapporti con persone che non conosco. Ho imparato a conoscere tanti colleghi e tante realtà diverse. Una sua battaglia che porterà qui in Europa? Ma in Europa voglio portare la consapevolezza della presenza delle mafie. Mi sembra che in Europa questo argomento sia poco affrontato. Capire che la presenza delle mafie è qualcosa che influisce sul presente e soprattutto sul futuro delle nuove generazioni, credo che sia fondamentale proprio per lo sviluppo di questa tematica. Lei preferisce Bruxelles o Strasburgo? Preferisco Bruxelles, Strasburgo è sicuramente forse più bella, ma Bruxelles ti dà davvero la sensazione che è un luogo in cui si lavora e si costruisce. Ha imparato ad apprezzare, a conoscere qualche piatto tipicamente belga? Sì, ho voluto sperimentare i piatti belgi, ho apprezzato soprattutto il coniglio alla birra. Buono. Senta, un suo collega italiano, straniero, particolarmente divertente? Divertente non saprei, mi sono trovata sicuramente molto a mio agio con Luigi Berlinguer, per esempio, che conoscevo già da tempo. Io ho bisogno di conoscere bene le persone per poter avere un dialogo anche divertente con loro. Senta, curiosando un po' se tra i suoi gusti musicali, sono rimasta colpita. Lei ama molto De André e anche Renato Zero e Vasco Rossi. Esiste quindi una Rita Borsellino un po' trasgressiva e scatenata? Sì, probabilmente. Queste sono addirittura le mie preferenze di quando ero sicuramente molto più giovane di adesso anche. Quindi forse ero trasgressiva e non lo sapevo. C'è sempre tempo per imparare. Sicuramente sì. Un proverbio siciliano che più le si addice? Ma un proverbio siciliano, c'è un proverbio che spesso viene inteso in senso negativo, che dice calati unco che passa la china, faccio la traduzione simultanea naturalmente, significa abbassati canna, lascia passare la piena e poi rialzati. Io lo vedo in chiave positiva, credo che la vita ti travolga spesso e rischi veramente di spezzarti in qualche modo, di annullarti. Se hai la forza e la capacità di rimetterti in piedi e di ricominciare o di continuare, credo che sia sicuramente un fatto positivo. Sento una piccola curiosità, lei non ama i formalismi, non ama essere chiamato onorevole. È vero che i suoi collaboratori giovani che stanno nel suo staff la chiamano zia Rita? Sì, cominciarono a chiamarmi così gli agenti di scorta con i quali che ho conosciuto dopo la morte di mio fratello, cominciarono a chiamarmi zia Rita e poi i miei ragazzi, come li chiamo io, hanno continuato a chiamarmi così. Recentemente un sondaggio pubblicato su un giornale siciliano la dà come la persona che i siciliani vorrebbero alla guida della regione. Dica la verità, questa idea è un po' la solletica. Ma un po' mi solletica, mi fa anche un po' sorridere perché hanno avuto l'occasione di farlo e non lo hanno fatto. Adesso ci hanno ripensato decisamente. Sì, sicuramente mi lusinga, ecco, forse hanno imparato ad apprezzarmi. E lei non è tentata? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Va bene, vedremo presto. Ultimissima domanda, prova di lingue. Saluti i nostri telespettatori in inglese o in francese e di allora appuntamento la prossima settimana. E in inglese sicuramente no, in francese ci provo. Au revoir e alla prochaine semaine. Grazie a lei.
Sessione plenaria a Strasburgo. Nel corso della settimana si voterà sulla pianificazione del tempo di lavoro dei camionisti, sugli obiettivi del millennio e ci sarà anche il rapporto sull'acquacoltura al cui relatore è Guido Milana. Inoltre una risoluzione sulla morte di pacifisti uccisi dagli israeliani nelle acque di Gaza e altro appuntamento importante è il Consiglio europeo del 17 giugno. Io mi fermo qui e vi do appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci. We'll be right back.